è una tradizione importantissima per Cavriana, direi che insieme alla Fiera di San Biagio, alla Torta di San Biagio, questa è la nostra festa più tradizionale, il nostro giorno più tradizionale. Oggi poi, come si vede, è una giornata bellissima, quindi è un giorno particolare, c'è un palio davvero rinnovato anche quest'anno, perché tutti gli anni ci sono state idee straordinarie, anche quest'anno, ogni volta, lo dico sempre, l'associazione del palio supera sempre se stessa ogni anno, riesce a fare qualcosina di più e qualcosa di vero straordinario. La cosa in più fatta quest'anno, che è davvero molto bella, è usufruire di tutta la zona del castello, quindi dar la possibilità a tutti quelli che vengono di vedere anche il castello, ma inserire questo evento con delle tradizioni, perché qui è stata fatta una ricerca storica molto importante. Devo dire e devo ringraziare l'Associazione per il Palio, tutte le associazioni che hanno lavorato e stanno lavorando in questi giorni, gli operai del comune che hanno fatto tanto per allestire anche loro quello che era la loro parte, e tutti, perché sono tantissimi quelli che vedete che si stanno impegnando, che stanno lavorando per farci fare una festa bellissima, ma per farci rivivere un pochino gli antichi fasti, un pochino la tradizione di una volta. Questo castello mi sembra un pochino rinato, no? come era proprio una volta, ce lo fanno capire, ed è grazie proprio a tutte queste persone. Siamo arrivati alla 20ª edizione del Palio della Capra d'Oro, completamente rinnovato. Quest'anno abbiamo pensato di ubicarlo completamente nel castello di Cavriana, quindi abbiamo occupato tutti gli spazi bellissimi che sono del castello. Si alternano dalle 19 gli spettacoli del balletto, degli sbandieratori, dei musici, degli arcieri. E il castello è diviso in due zone, la zona militare e la zona invece nobile, dove troviamo tutti gli artisti, la chiesa. Alle 10:30, alle 22:30 partiremo in sfilata per arrivare al campo gara. Le contrade sono 7, partecipano tutte da 20 anni. La contrada che ha vinto di più nel Giro della Capra è la contrada Pozzone. Tutte le contrade sono San Rocco, Pozzone, Contrada Castello, Pieve, Scarnadore, Villaggio e San Cassiano. La borgata Borgo Pieve è una delle borgate fondatrici del Palio. Partecipa quest'anno per la 20ª volta al Palio della Capra d'Oro. Ha vinto la prima edizione. Poi ha vinto numerosi premi per gli addobbi delle borgate, per le sfilate, e si è distinta anche nelle gare pur non vincendo più. È una borgata molto, molto antica. La capra si chiama Ledi del Borgo Pieve, il cavrer si chiama Liam il Grande, denominato. Sia la capra che il cavrer partecipano per la seconda volta al Palio della Capra d'Oro. Noi della contrada di Scarnadore siamo contraddistinti dal colore nero e arancione, e siamo la contrada Scarnadore, che è vicino a Solferino. Abbiamo vinto una volta al Palio, e la capra di quest'anno si chiama Fortuna, mentre il cavrer si chiama Nikita. Noi della contrada di Pozzone Bande di Cavriana siamo la più storica via di Cavriana. Il nostro colore è rosso-bianco, siamo alla 20ª edizione, le nostre partecipazioni sono 19 e noi vantiamo il maggior numero delle vittorie fatte a questo Palio della Capra d'Oro. C'è questo pozzo e in poche parole c'è anche una bandolina dalla Madonna della Porta che detiene queste chiavi, che sono le tre principali che danno l'accesso all'apertura delle vie principali di Cavriana. Noi portiamo colore verde, abbiamo vinto 2 gare, questo è il 19esimo anno che partecipiamo, speriamo quest'anno di vincere, sarà dura. Il nostro cavrero è una ragazzina che purtroppo adesso non c'è. La nostra capra è velocissima, dir velocissima ancora poco, speriamo bene. Noi di Contrada Castello partecipiamo al Palio da 19 anni, abbiamo conseguito 4 vittorie più una nell'edizione speciale per Rai 1. Il nostro cavrera attualmente campione in carica è Leonardo e la capra Alba. La contrada comprende il centro storico del paese,
abbiamo organizzato varie manifestazioni e appuntamenti e comunque siamo molto fiduciosi anche per questa edizione. Noi della Contrada di San Rocco partecipiamo al Palio di Cavriana da 20 anni. Abbiamo vinto solamente una volta alla Corsa delle Capre, ma abbiamo vinto molte volte per gli addobbi. E il nostro colore è l'azzurro e la capra si chiama Lady e il nostro cavaliere è Christian. Il nome della nostra contrada è il villaggio, il nostro colore è il giallo. Partecipiamo dal Palio da 20 anni. Abbiamo vinto una volta sola, la nostra capra si chiama Elizabeth e il nostro cavrer Andrea. Siamo contraddistinti dal fatto che siamo allegri, solari, estrosi, non ci interessa vincere ma partecipare. Di amicizia e collaborazione, qualità che ancora oggi si ritrovano tra i suoi cittadini. Contrada San Cassiano 2007, 9, 10 e 11 con la capra Heidi. Pozzone Bande è la via più storica di Cavriana e prende nome da un vecchio pozzo che c'era all'inizio del bosco. Vi diamo la possibilità di vedere i vestiti delle dame, dei cavalieri. Questo colore azzurro cielo meraviglioso. Scarnadore! Come si dice, pochi ma buoni! Anche qua i colori sono bellissimi, perché tutti i vestiti. Io vorrei un applauso per tutte le contrade che finora hanno sfilato per la bellezza dei loro vestiti. Il cavalier è Leonardo! È un ragazzo molto molto simpatico e generoso, molto. Qua mi dicono tra l'altro Vincenzo Mico come suo padre e suo zio. No, è tutto un'altra cosa, lui è fantastico. Contrada Villaggio, cavrer Andrea Bellini, nome della capra Elizabeth. Contrada San Cassiano, nome cavre Francesca e la capra Carolina. Contrada Pozzone Bande, nome della capra Saetta, nome del cavrer Emanuele. Contrada San Rocco, capra Lady, cavre Christian. Scarnadore, capra Matrix, cavrer Nikita. Contrada Pieve, Lady è il nome della capra, Liam è il nome del cavrer. Alla prima sfida partecipano tutte le contrade che dovranno effettuare 2 giri del percorso. Alla seconda sfida, che decreterà la contrada vincitrice del palio, parteciperanno solo le prime 3 capre classificate del primo turno. Via! E inizia così questa gara! Si classificano e guarda perché! Vai
Cassian. Vai San Cassiano, la capra di San Cassiano. Sta facendo la lepre il capello di San Rocco. Le tre capre che si sono posizionate ai primi tre posti, anche qui due giri che decreterà la capra vincitrice. Seconda contrada classificata Pozzone Bande, terza San Cassiano. All'inizio è andato un po' male, però dopo mi sono ripreso e è iniziato ad andare meglio e siamo arrivati fino a qua. Alba, bravissima! Vittoria Bianchini, direttore di gara. Sì, sono contentissimo.